c'è Ruzier. Dentro la palla dal palleggio di Ruzier per il taglio di Ethan Happ, che non riesce a trovare il suo numero uno. Altra palla recuperata da Bass, 2 contro 1 di Brescia, alzato il pallone da Lansdown. La Bass può affondare la schiacciata. Dalla storia particolarissima, dalla parabola in carriera decisamente molto inusuale, mentre Sanguinetti con coraggio e attributi di quest'anno, al pari con quella della vittoria contro la Virtus Bologna, ovvero quella della vittoria contro l'Armani Exchange Milano, mentre la Quintana batte la Sirena. Canestro valido secondo gli arbitri. Prova a pompare nelle casse Ruzier, gli viene chiusa la strada alla Quintana, poi allora c'è spazio sul perimetro per De Vico. Un altro tiro da 3 punti a bersaglio. Il suo primo tempo finirà qui, per non rischiare di commettere un quarto fallo prima ancora dell'intervallo. Abbas, il ferro lo aiuta, rimbalzo fortunato e canestro del meno 12 per Abu Abbas. Hep contro Kane, si gira verso il fondo, altri due di Ethan Hep. Ultimo possesso per Brescia, Vitali vuole attaccare contro Hep, arriva fino in fondo, il ferro lo aiuta, canestro di nuovo del meno 12. Brescia, come vedete, è un parziale aperto di 5-0, pallone dentro per Moss, alla fine trova il tiro da sotto e alla fine arriva il time out di Cremona, perché non è più possibile aspettare oltre. Hep aspetta Richardson, va di nuovo sotto canestro da Hep, che vede il raddoppio, scarico per Richardson che gli restituisce il pallone. Ottavo tiro e ottavo canestro. Il possibile vantaggio bresciano, che sarebbe stato il primo dal 4-2, e Achele poi dall'altra parte riesce a rimettere due possessi tra le due squadre. L'italiano classe 1995, mentre Abbas prova a rispondere dall'altra parte, ci riesce Avudu Abbas. La Quintana, ribaltamento di Silins per Moss che vuole attaccare contro Palmi, vede il taglio perfettamente di La Quintana. Assist straordinario, migliore era quello che ha rifiutato David Moss. Mentre vedete il dato, Cremona che è da 5 minuti e mezzo quasi che non segna, e allora questa grafica può anche fermarsi. Vitali per Sacchetti, tiro da 3 punti proprio di fronte a suo padre, la bomba di Brian Sacchetti quando è suonata la sirena finale di un derby vinto, perché Brescia batte Cremona